Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Ecco, fratelli e sorelle, oggi è la festa della vostra comunità, Santa Maria degli Angeli. E questo ci richiama a quel perdono d'Assisi che è dovuta all'audacia di San Francesco. Non solo nei confronti di Gesù e della sua madre, Maria, ma anche nei confronti del Papa Onorio III. Questa audacia di Francesco ha avvolto tutta la storia della Chiesa da allora, nel 1200 e qualcosa, fino ad oggi, e si è estesa a tutte le chiese parrocchiali e a tutte le chiese dove c'è la presenza francescana. Voglio portarvi in paradiso, disse Francesco quel giorno, quando, dopo aver avuto il permesso di Papa Onorio, si celebrò per la prima volta il perdono d'Assisi, quel 2 d'agosto. Ecco, sì, è lo stesso desiderio
che oggi la Chiesa esprime, perciò ha diffuso in ogni luogo, ad ogni chiesa parrocchiale, questa possibilità. Ma oggi è particolarmente interessante, no? Perché a questo voglio portarvi tutti in paradiso, come sentirete, fa eco la prima lettura. Venite a me, voi che siete affaticati, voi che siete assetati, prendete gratuitamente, sì. È gratis l'amore di Dio, non si paga. Va solo accolto, riconosciuto e accolto. È più facile pagare che riconoscere e accogliere, perché la gratitudine è uscita un po' di moda nella nostra società. Ma noi vogliamo accogliere questo amore di Dio che ci rigenera, ci fa nuovi, già ci colloca in quella beatitudine del paradiso, quella beatitudine di chi vede Dio, di chi lo sa amore, di chi lo accoglie amore. E con questi sentimenti allora che iniziamo la nostra celebrazione, rivolti a Gesù, che è il volto della misericordia del Padre. Confessiamo i nostri peccati, rinnoviamo la richiesta del nostro perdono, ma anche la fiducia in un amore che è più forte di tutto, che è più forte della morte, che è più forte anche della nostra ingratitudine.